Benvenuti a tutti a questo incontro con Ildefonso Falcones, autore di grandi romanzi che tutti abbiamo amato e conosciuto. L'ultimo, appena uscito per Longanesi, è Schiava della Libertà. Chiederemo a lui un po' di cose riguardo a questo nuovo romanzo che è uscito a settembre in Spagna ed è stato per 5 settimane consecutive primo in classifica. È bellissimo, è uscito mercoledì, ve lo assicuro, ed è la storia di 2 donne che combattono per la loro libertà, ma chiediamo a lui come è nato questo romanzo e perché ha voluto parlare di 2 donne che in periodi diversi, nel XIX secolo e nel XXI, combattono per i loro diritti. Sigue sin oírse, ¿verdad? No se oye, ¿no? No hay ni un técnico que pueda. ¿Escucha alguno? Bien. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar en esta ciudad, de volver a estar en este círculo. Ya he estado varias veces y me gustaría poder regresar, regresar en el futuro, ¿no? ¿Cómo nació el libro? Lo cierto es que este libro nació hace mucho tiempo. Este libro lo tenía pensado después de la Catedral del Mar y cuando conseguí, tras muchos esfuerzos, vender la Catedral del Mar y que una editorial estuviera interesada en ella, les propuse continuar con esta novela y no estuvieron interesados. Entonces, en fin, abandoné la idea, abandoné lo que tenía escrito y continué en aquel caso con La mano de Fátima. Y entonces, después del Pintor de almas, mi situación personal era delicada y necesitaba escribir. Yo en los procesos de escritura tardo mucho tiempo en estudiar lo que quiero escribir, me documento mucho, estudio mucho sobre la época y sobre todo ello, y sin embargo en ese momento necesitaba escribir, casi como terapia mía, ¿no? Entonces lo que hice fue recuperar aquel proyecto que me habían dicho que no y escribirlo ahora. ¿Por qué? Por una razón, porque es que cuando hablamos de la esclavitud siempre todos pensamos en una época lejana, pensamos en la época medieval, pensamos evidentemente también en la esclavitud en Estados Unidos, en Cuba, pero en siglos anteriores, en el XVIII, no nos vamos tan cerca. España fue el último país en abolir, el último país occidental en abolir la esclavitud. Y lo hizo en 1880. Hasta 1880, las colonias o las provincias de ultramar españolas tenían esclavos. Yo siempre digo que yo hablé con mi abuela, solo conocí una, pero una persona muy cariñosa y entrañable, y esa mujer fue coetánea a la esclavitud. Esa persona vivió la esclavitud. O sea, yo estuve con una persona que había vivido la esclavitud. Y eso me impactó ya en aquella época y lo ha seguido ahora. Y la posibilidad de trazar una línea entre la última mitad del siglo XIX y la época actual, de buscar esa reparación que todo el mundo procura para los afrodescendientes, para la injusticia de los esclavos, etcétera, etcétera, la posibilidad de trazar una historia creíble, verosímil, en la cual se produjera esa venganza en la época actual, me movió a escribir. O sea, esa trama la encontré francamente interesante. Yo digo que si mi novela hubiera sido solo sobre la esclavitud, probablemente no la hubiera escrito. Pero la posibilidad de que en el siglo actual descendientes de aquella esclava pudieran vengarse de los descendientes de los amos de aquella esclava, fue una idea que me atrajo bastante y ahí el porqué, cómo nació esta novela. No sé si le he dado mucho trabajo, pero en fin, después lo hacen, lo consiguen, ¿eh? Si sente innanzitutto?
Bene. Per prima cosa, grazie. Grazie dell'invito che mi è stato rivolto, grazie a voi per essere qui presenti e soprattutto grazie per poter essere, il fatto di poter essere di nuovo qui a Torino e anche e soprattutto al Circolo di Torino, del Circolo dei Lettori, e spero di poter tornarci anche nel futuro. Com'è nato il libro? E questo è un libro a cui io pensavo da tanto tempo, già dopo la genesi della Cattedrale del Mar. E una volta riuscito a vendere la Cattedrale del Mare, proposi al mio editore un libro che aveva appunto l'argomento del libro attuale, ma non era interessato l'editore, quindi non se ne fece nulla, abbandonammo il progetto e mi rivolsi invece al libro che poi è diventato La mano di Fatima. Tuttavia, dopo aver pubblicato Il pintore de almas, Il pittore delle anime, la mia situazione personale era, per così dire, delicata anche dal punto di vista di salute e avevo bisogno di scrivere. Di solito per me il processo della scrittura è un processo piuttosto lungo, che mi richiede molto tempo, delle gestazioni lunghe, ma in quel momento il bisogno di scrivere era veramente pressante per me e l'ho vissuto anche come terapia. Quindi ho recuperato quel vecchio progetto perché la scrivi tu, perché si basa su quello. Perché in genere pensiamo alla schiavitù come a qualcosa di molto lontano, che non ci tocca, la schiavitù per esempio negli Stati Uniti, neri d'America, eccetera. Invece un particolare che mi ha sempre colpito è stato pensare che la Spagna è stato l'ultimo paese ad abolire la schiavitù nel 1880. E il fatto che io fossi entrata in contatto attraverso, per esempio, mia nonna era una persona che era vissuta, è stata contemporanea di quel periodo, il periodo in cui ancora vigeva la schiavitù nei paesi d'oltremare per la Spagna, ovvero Cuba e Porto Rico. E questo mi ha sempre causato un fortissimo impatto e tuttora è così. E la possibilità di riuscire a tracciare una linea rossa, una linea di congiungimento tra quel XIX secolo a Cuba e il XXI secolo oggi a Madrid, è stata una cosa che mi ha attratto moltissimo e soprattutto anche la possibilità della riparazione di quelle ingiustizie. È stato ciò che mi ha mosso a scrivere e inoltre se fosse stato solo il tema della schiavitù il nucleo centrale del libro, non credo che l'avrei scritto. Quello che mi ha invece deciso a scriverlo è stata la possibilità di far sì che una discendente di quegli schiavi potesse riuscire a realizzare una vendetta, appunto a riparare ai torti subiti dalla sua antenata e in questo secolo, nel nostro secolo, nel XXI secolo, è stato quello che mi ha attratto. Ecco, senza voler anticipare niente, per chi non avesse ancora cominciato a leggerlo, il libro è la storia di due donne, una Caueca è una schiava nera che dall'Africa viene deportata a Cuba in una piantagione, l'altra è Lita ed è una ragazza emancipata, sempre nera, nera anche lei, che vive nella Madrid del XXI secolo. Entrambe combattono per i loro diritti ed entrambe, si scoprirà nel romanzo, sono collegate da una storia di schiavismo e di mancanza di diritti. Ecco, la domanda per Ildefonso Falcones è: perché due donne protagoniste? La joven de la época actual del Madrid del siglo XXI
podría haber sido un muchacho, ciertamente, pero la genealogía desde la época del siglo XIX, si va por las madres, si va por vía femenina, es segura, está garantizada. Si metemos a algún hombre por en medio, pues a lo mejor no, nunca se sabe, ¿no? O sea, y entonces el último eslabón de esa genealogía, pues decidí que siguiera siendo mujer, ¿no? Y en cuanto a la elección de una esclava hembra en lugar de un varón, tiene su razón de ser en el plus de crueldad que vivieron las esclavas. Estamos hablando del siglo XIX. Esta chica llega a Cuba a mediados del siglo XIX, 1850 y pico, me parece. Para aquella época, Gran Bretaña había abolido la esclavitud a principios del siglo XIX. Gran Bretaña presionó a España y pagó mucho dinero a España para que se sumase a la abolición de la esclavitud. Y España se sumó, pero solo en cuanto a la trata, solo en cuanto al comercio. Siguió permitiendo la esclavitud en sus colonias o en sus provincias de Cuba y de Puerto Rico. Eso significó que la Armada Británica vigilaba que no hubiera trata de esclavos y implicó a su vez que los esclavos que llegaban a Cuba fueran de contrabando, lo cual encareció mucho los precios. Hasta ese momento los propietarios de ingenios azucareros iban al mercado, compraban un esclavo macho, y lo ponían a trabajar al día siguiente. Era una inversión rápida y que no tenía ningún problema. Nunca se habían planteado criar esclavos. Pero desde el punto y hora en que los precios suben mucho, deciden que les es mucho más rentable obligar a las esclavas a tener hijos que acudir al mercado de contrabando a comprar esclavos. Y a partir de ese momento las esclavas se convierten o se ven obligadas a lo que podríamos definir realmente pues como una ganadería. Les designaban un macho que las montara y para tener un hijo en las mejores condiciones. Las esclavas trabajaban exactamente igual que los hombres. Acudían al cañaveral con machetes, cortaban la caña. Los esclavos trabajaban de 20 a 22 horas al día, en época de zafra, primero en el campo, y por la noche tenían que tratar rápidamente la caña de azúcar porque si no perdía las cualidades. O sea que había días que dormían 2 horas, la mitad de los esclavos, y la otra mitad dormía 4, y al día siguiente era al revés, y así estaban 3 a 5 meses. Y las esclavas trabajaban exactamente igual, pero tenían el añadido de que además debían parir nuevos esclavos para surtir de mano de obra al ingenio azucarero. Y eso me pareció tremendamente cruel, realmente, que a las mujeres ya las trataran como ganado. En fin, los bueyes estaban más protegidos que los esclavos. Pegar a un buey era una falta muy grave. Pegar a un esclavo, el reglamento de esclavos permitía 25 latigazos al día, ¿no? Bueno, la elección era casi obligada, o sea, tenía que ser una mujer, porque la mujer sufrió mucho más la esclavitud en aquella época. La ragazza giovane, quella che vive a Madrid, nella Madrid del XXI secolo, beh, sarebbe anche potuta essere un ragazzo. Ma dato che diciamo che la genealogia che si basa sul canale femminile, sulla via femminile, nel senso che chiaramente mater semper certa est, pater non semper, e avendo una dovendo risalire alla schiava del XIX secolo, anche la protagonista del XXI doveva essere una donna. Questo ultimo anello, per l'appunto, questo ultimo anello della prevaricazione doveva essere una donna. E perché
ho scelto una schiava e non uno schiavo, perché le schiave erano oggetto di un class di crudeltà, cioè dovevano pagare una sovrattassa. Infatti il periodo in cui io colloco la vicenda di Caueca è il XIX secolo, circa la metà del XIX secolo, e in quel momento la Gran Bretagna decise di abolire la schiavitù, chiedendo anche alla Spagna di aderire al trattato, pagando la Spagna perché lo facesse. La Spagna accede, ma solamente per quanto riguarda la tratta degli schiavi, ovvero la compravendita, ma continua a permettere l'esistenza della schiavitù nelle colonie di oltreoceano, cioè Cuba e Porto Rico. Quindi a quel punto cosa successe? Che la Marina britannica sorvegliava perché non esistesse più la tratta, quindi diventò molto difficile riuscire ad avere degli schiavi trasportati dall'Africa. Di conseguenza fioriva il contrabbando. Il contrabbando che cosa fa in genere? Fa sì che i prezzi salgano. A questo punto, mentre sino a quel momento, cioè sinché la tratta era permessa, a un proprietario di schiavi conveniva andare al mercato, comprare, acquistare uno schiavo maschio, adulto, che poteva il giorno successivo mettere a lavorare, quindi il suo acquisto era un investimento azzeccato. Ma quando i prezzi aumentarono, questo non era più tale, cioè non era più così redditizio, e quindi i proprietari degli schiavi pensarono bene di utilizzare le donne come fattrici perché appunto dessero alla luce dei nuovi schiavi. E quindi da quel momento le schiave divennero dei veri e propri animali da riproduzione. E venivano affiancati loro degli stalloni per poter appunto figliare e dare nuovi schiavi. Di conseguenza ho anche pensato, oltre alle altre cose, che scusate, però, tutto ciò fa sì che le schiave dovessero subire un qualcosa di più rispetto agli uomini, cioè, quindi una crudeltà, un'aggiunta di crudeltà, anche perché loro non erano, per così dire, esentate da... Grazie mille. Non erano esentate dai lavori pesanti, lavoravano esattamente tanto quanto gli uomini, ovvero da 20 a 22 ore al giorno nel periodo proprio della raccolta della canna da zucchero. A volte anche di notte, perché in quel periodo in cui si raccoglieva la canna bisognava anche lavorarla di notte. E quindi questo significava che magari potevano dormire 2 ore una notte, 4 ore l'altra, comunque dei lavori estenuanti. Quindi ribadisco, la donna lavorava quanto l'uomo e in più doveva figliare. Io trovavo che questo fosse una crudeltà in più, e tanto che per esempio anche i buoi erano più protetti degli schiavi nelle piantagioni, e, mentre per esempio per gli schiavi si permettevano, diciamo, la cifra normale era di 20 frustate al giorno, era una cosa normale. Quindi detto tutto ciò, io ritengo che la scelta di una donna come protagonista fosse una scelta obbligata. Lo leggerete nelle pagine, ci sono episodi di estrema durezza nei confronti degli schiavi, sono addirittura commoventi, come nell'inizio del romanzo, quando si vede la traversata che fa Caueca con la sorellina verso Cuba e la sorellina non ce la fa e viene data in pasto agli squali. Io trovo che questo romanzo sia particolarmente duro nei confronti della Spagna, uno spagnolo che
è durissimo nei confronti del governo spagnolo, non solo del XIX secolo, ma anche nei confronti della Spagna di oggi, che continua a essere, almeno così si capisce dalle pagine, razzista. Possiamo definirlo un romanzo politico? A ver, a mí no me gustaría definirlo como un romance político, a mí me gustaría definirlo como una novela, no voy a decir de aventuras, pero sí una novela de amor, una novela de pasiones, una novela de sexo, una novela de dinero, de venganzas, de, en fin, todo lo que hace atractiva una novela. ¿Feminista? Feminista, sí, cada cual puede intentar ver ese contenido feminista. Evidentemente son dos mujeres luchadoras, son dos mujeres que persiguen la libertad y son dos mujeres que entregan su vida por ese objetivo. O sea que desde ese punto de vista sí que es feminista. Pero mi objetivo no es promover el feminismo ni luchar por el feminismo. Mi objetivo es que si alguno de ustedes lee esta novela, pues se entretenga, pase un buen rato. ¿Es cruda? Sí, lo es. Pero no creo que en un mínimo porcentaje de lo que en realidad sufrieron esas personas. No creo haber sido capaz de ponerme en la piel o en la situación de un esclavo que podían estar 30 años trabajando en las condiciones en las que estoy explicando. Hay veces que cuando vemos películas o cuando leemos alguna novela, incluso vemos los esclavos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Se ve mucho trabajando el algodón y se les oye cantar, ¿no? Y entonces es como si fuese algo bonito, ¿no? La gente, uy, mira, cantan, qué bien, el principio del jazz, el principio del soul, uy, qué maravilla, están contentos. A ver, los esclavos cantaban porque les obligaban a cantar a latigazos. Los amos sostenían que si el esclavo cantaba, no pensaba. Y si no pensaba, trabajaba más. Por lo tanto, esos cantos, que el estereotipo que nos llega es como del principio del jazz, ¿no? Y una cosa maravillosa, en realidad eran unos cantos forzados a latigazos. Yo quería trasladar todo eso. Entonces, desde luego, la novela en ese sentido es cruda, porque no puedo intentar vender a un lector que los esclavos cantaban y estaban contentos. No, no, estaban obligados a cantar. Pero, insisto, no creo haber llegado a un porcentaje mínimo sobre la crudeza o la desgracia que padecieron 12 millones y medio de personas que se fueron llevados desde África hasta el continente americano. 12 millones y medio. En cuanto al racismo en España, bueno, sigue existiendo, pero en toda Europa y han habido intentos por parte de la ONU, por parte de todos los gobiernos. En el 2001 hubo una conferencia en Durban que sentó las bases por las cuales había que reparar e intentar ayudar a los afrodescendientes. Estamos en el decenio de los afrodescendientes, que terminará en el 2024. Pero, sin embargo, la propia ONU ya nos ha advertido, y lo vemos todos, que estamos en un proceso de involución, que están naciendo ideologías y corrientes filosóficas incluso que no tienen reparos en fundarse en el racismo y en la xenofobia. O sea que no solo España, sino que eso lo estamos viendo en Europa entera, en Estados Unidos incluso. O sea, es preocupante en ese sentido. Realmente el racismo es algo contra lo que deberíamos luchar, siquiera sea como contraprestación o como reparación de lo que se hizo en aquella época. Grazie intanto, grazie, scusate il gioco di parole, ma ci aiuta nella traduzione di questa Bene. Serata. Dunque, io non vorrei che venisse considerata un romanzo, un'opera politica,
Io lo vedo come un libro, un romanzo in cui ci devono essere tutti gli ingredienti classici del romanzo, di un'opera di intrattenimento, come per esempio l'amore, l'avventura, la passione, il sesso, il denaro, la vendetta. Ora, femminista, beh, se si vuole, in un certo senso sì, effettivamente le protagoniste sono due donne che lottano per la libertà propria e della propria gente. Diciamo che non era questo esattamente l'obiettivo che io mi proponevo. Ripeto, il mio obiettivo è sempre quello dell'intrattenimento del lettore. Romanzo crudo, sì, decisamente un romanzo crudo, ma non potrebbe essere altrimenti, perché riflette una realtà che è terribile, è orripilante, e la riflette solo in minima parte, perché è difficilissimo che io possa mettermi nella pelle delle persone che hanno vissuto delle realtà così atroci. Infatti, per esempio, penso a quello che a volte si vede nei film o nei libri, soprattutto negli Stati Uniti, in cui si vedono gli schiavi nelle piantagioni di cotone che cantano mentre raccolgono il cotone, e si pensa, oh che bello, da qui è nato il jazz, il soul, cantano, quindi saranno contenti. Cantavano perché erano spinti a cantare a forza di frustate. Perché quello che dicevano i loro padroni, i negrieri, era che lo schiavo che cantava non pensava, non avrebbe pensato, quindi non pensando avrebbe lavorato. Quindi, ripeto, la figura idilliaca dello schiavo che canta, ma che bello, non c'è niente di bello. E sicuramente, ribadisco, è un romanzo crudo, ma non potrebbe essere altrimenti. Non credo di essere riuscito a riportare se non una minima parte del dolore di questi 12 milioni e mezzo di esseri umani che venivano strappati dall'Africa e portati dall'altra parte del mondo. E per quanto riguarda il razzismo in Spagna, certo c'è, come c'è anche nel resto dell'Occidente. Nel 2001 è stata sancita la dichiarazione di Durban, che cerca una riparazione per gli afrodiscendenti, e ci troviamo ancora nel decennio appunto dedicato agli afrodiscendenti, finirà nel 2024. Quindi qualcosa si cerca di fare, si è cercato di fare, ma l'ONU ci avvisa e ci mette in guardia sull'involuzione che stiamo vivendo. Infatti, sempre più assistiamo al nascere di movimenti che si basano e che non hanno assolutamente il minimo scrupolo a sbandierare il loro razzismo e la loro xenofobia. E questo è molto preoccupante. Questo è qualcosa contro il quale bisogna assolutamente lottare, bisogna lottare contro questo e contro il razzismo. Dalla Cattedrale del Mare al Pittore di Anime, passando per La mano di Fatima alla Regina Scalza, abbiamo visto Ildefonso Falcones fare il funambolo tra i secoli. Con maestria è diventato uno dei protagonisti della scrittura del romanzo storico. Che effetto fa scrivere dell'oggi? Ah sì, es atractivo. Es atractivo porque resulta sencillo, ¿no? Yo cuando tengo que escribir pues sobre cualquiera de las obras que has dicho, ¿no? Pues tengo que profundizar, tengo que estudiar mucho, tengo que buscar artículos doctrinales o libros pues que hablen de todas las cosas que voy contando en el
en mis novelas, ¿no? Sin embargo, escribir sobre el Madrid del siglo XXI ha sido muy sencillo. O sea, es que no he tenido ni que abrir un libro porque lo conozco, es una ciudad maravillosa, es una ciudad apasionante, y escribir sobre una joven universitaria alegre y feliz y que se enfrenta al mercado de trabajo, pues es casi escribir como uno de mis hijos, ¿no? Los conozco, y a sus amigas, y los veo y sé cómo viven, ¿no? Y bien, moverme por Madrid, pues no necesito ni un plano, se come. Por lo tanto, ha sido sencillo, ha sido una escritura gratificante, por cuanto, insisto, me ha permitido escribir sin tener que estudiar, que es algo que no había conseguido hacer nunca. Beh, è stato qualcosa di gratificante, di attraente, anche perché è molto più semplice. Infatti, quando io invece devo ambientare le mie storie in una cornice storica precisa, chiaramente devo svolgere delle indagini molto, molto serie, devo documentarmi su tanti libri, bibliografia, fonti, eccetera. Ma per parlare della Madrid del XXI secolo, questo non era necessario. Infatti, conosco Madrid, è una città che amo moltissimo, è una città appassionante, e quindi scrivere di una ragazza del XXI secolo che vive a Madrid, una giovane emancipata come tante, che poteva essere assimilabile ai miei figli o amiche dei miei figli, non è stato difficile, decisamente. E tra l'altro anche muovermi attraverso Madrid, ugualmente facile, non ho neanche bisogno di una cartina, quindi, ripeto, è stato gratificante. ¿Por qué Madrid y no Barcelona, la sua città? Porque ya he escrito mucho sobre Barcelona. Llevo 6, 3 sobre Barcelona, otra sobre Córdoba y Granada, otra sobre Sevilla y Madrid. Y esta, pues, me atrajo Madrid. Madrid es el centro financiero de España, ¿no? Pero sobre todo, vamos a ser claros, yo la novela en cuanto a la época moderna, la situó en el 2018. Intento no llegar al COVID, porque si, en fin, un poco más y ya estamos en COVID, y no bajarlo más, porque es la época que me interesa, pero si hablo del 2018 y la situó en Barcelona, tengo que hablar de las algaradas, del independentismo, de la violencia en las calles, en fin, no es imposible hablar de Barcelona sin hablar de toda esta situación desagradable, de tensión política, de enfrentamiento entre los ciudadanos. Y bueno, ante esa realidad existía un Madrid agradable, un Madrid maravilloso, un Madrid con una explosión cultural fantástica. Insisto, lo reitero, el centro del financiero y de negocios de toda España. En fin, la elección era casi obligada. No podía venirme a una ciudad en estado de crisis, ¿no? Ya hay bastante crisis en la novela, ¿no? En fin, como para buscar más. Beh, perché su Barcellona ho già scritto 3 libri, gli altri su, per esempio, Córdoba e Granada, su Siviglia. E poi Madrid è il centro finanziario della Spagna, e il mio libro è stato ambientato nel 2018, quindi, lasciando da parte il COVID, che non era il caso di tirare in ballo, ambientarlo a Barcellona sarebbe stato un problema, perché di che cosa avrei dovuto parlare? Della guerriglia urbana, degli scontri e dell'atmosfera estremamente divisiva che si vive in questo momento, della situazione sgradevole, dello scontro tra i cittadini. Quindi, da una parte avevo questo panorama spiacevole, e dall'altra invece avevo Madrid, una città vibrante, con anche un momento particolarmente felice dal punto di vista culturale. Quindi direi che la scelta a quel punto era sicuramente obbligata. Nel romanzo i cattivi sono cattivissimi, sono di Santa Doma, sia nella parte relativa al XIX secolo, sia in quella del XXI secolo. Sono proprio i cattivi che ci si immagina di incontrare in una storia di avventura.
Si è ispirato a qualcuno per loro? No, no. No, a ver, sí que representan a la nobleza de que sacarócrata cubana del siglo XIX. Están representados porque la pintura de todos estos nobles es precisamente la que se narra en el libro. Y en cuanto a la representación actual, no quiero tampoco señalar a nadie, pero hay algunos personajes muy cercanos. Yo no me interesa señalar, insisto, fortunas o grandes instituciones que existen hoy y que se sustentan en el patrimonio conseguido a través del esclavismo, a través de la trata de negros, ¿no? Hay libros que se pueden seguir y que trazan esas relaciones y esas situaciones actuales, pero no es mi objetivo, insisto, mi objetivo es una novela de entretenimiento, en último caso feminista, pero en último caso, pero nunca de denuncia de nadie. No, non mi sono ispirata a nessuno in particolare. Bene, allora, facciamo un distinguo. Il ritratto che io dipingo dei nobili che appartenevano alla cosiddetta saccarocrazia, cioè i saccarocrati, i proprietari di piantagioni di zucchero di Cuba del secolo XIX, e corrisponde effettivamente al modo in cui loro erano, cioè erano proprio così. Ma per quanto riguarda invece la parte contemporanea, io non voglio indicare col dito nessuno, non è mia intenzione, anche se è vero che ci sono sicuramente dei personaggi molto vicini a noi che potrebbero ricadere in certi profili. Ci sono sicuramente delle persone i cui ingenti patrimoni sono il risultato di anni e anni, di secoli di sfruttamento anche della tratta degli schiavi. Su tutto ciò ci sono dei libri, c'è della bibliografia, chi vuole si può documentare. Io ripeto, non voglio segnalare nessuno in particolare. Il mio obiettivo, come ho detto prima, è quello di offrire un intrattenimento al lettore, se si vuole anche un libro femminista, ma sicuramente non di denuncia. La domanda allo scrittore. Io ho letto il libro e lo vedrete anche voi. Il ritmo è serrato, è scandito dalla parte del XIX secolo che si alterna con quella del XXI secolo. Allora la domanda all'autore è: come si dà ritmo a un romanzo? Qual è la ricetta per scrivere un romanzo appassionante come è Schiava della Libertà? Bueno, me gustaría saberla. En fin, yo creo que es que toda novela, y ahora quizá hablo más como lector que como autor. Yo como autor me gusta ofrecer a los lectores lo que yo procuro encontrar en las novelas. Y yo me acerco a las novelas para entretenerme, yo me acerco a las novelas para pasar una página y tener ganas de pasar la siguiente y la siguiente. Y que el autor me plantee tensiones de todo tipo que me obliguen a estar pendiente de la novela, que me enganchen, ¿no? que me obliguen a querer, cuando cierras la novela, decir, bueno, leo un poco más, pero ya es muy tarde, ¿no? Y cierro la novela y vuelvo, en fin. Y esas situaciones se consiguen, insisto, como lector, cuando se te plantean situaciones de mucha tensión. Como autor trato de pensar en mí como lector y en los demás lectores y ofrecerles este tipo de situaciones. Yo es la única receta que conozco.
Hay otra que también, lo que pasa es que la gente no lo admite mucho, la literatura de calidad que promueven las editoriales, ¿no? Eso, o sea, yo intento en cada novela ser más sencillo. Me pongo como objetivo ser más simple. Y creo que con eso, porque si no, al final uno se lo cree y entonces empieza a hacer tonterías y empieza a escribir cosas. Y hay veces que escribes dos páginas y no has escrito nada. La novela, tiene que ser ágil, tiene que ser que leas y que pase el rato. No que leas una página y sea todo tan enrevesado que tengas que volver arriba para volver a leer y para entender qué es lo que te pretenden decir, ¿no? Y entonces, uno de mis principales principios es escribir más sencillo. Y te voy a decir que cuesta mucho. Ser simple cuesta mucho. Pero creo que al final lo consigo. Beh, a me piacerebbe conoscerla questa ricetta. Ora, io parlo in qualità di lettore, no? Come lettore a me piace il romanzo che ti incatena e quindi vorrei offrire al lettore quello che anche a me piace come lettore. Ho bisogno del libro che non riesci a mettere via perché vuoi leggerlo ancora. È tardi, domani mattina devi alzarti presto, ma non riesci a abbandonarlo perché ti cattura. E solo se un libro offre delle situazioni di tensione che ti mantengono sempre la tensione alta, questo è possibile. E parlo come lettore. E quindi cerco poi, come scrittore, di mettermi nella pelle di chi mi leggerà e quindi offrire esattamente quello che io vorrei. E questa è l'unica ricetta che io conosco. E c'è anche un altro punto, che secondo me la cosiddetta letteratura alta o certa in certi circoli, in certe sfere, non si ammette. E cioè io quello che cerco di fare io in ogni nuovo libro è di essere sempre più semplice. Perché chi cerca di offrire qualcosa di sempre più complicato, trovo che non funzioni. E quindi, ripeto, uno dei miei principi fondanti è cercare di essere semplice. E non è facile. Spero di riuscirci. Allora, visto che purtroppo io faccio la giornalista e alcune domande le devo fare anche con risposte veloci, ci sarà un seguito o sta scrivendo qualcosa di nuovo, sta pensando qualcosa di nuovo? A ver, pensar siempre se piensa, pensar, lo piensas incluso cuando escribes, porque cuando estás escribiendo algo nunca estás satisfecho de llegar a plasmar aquello que tienes en la imaginación, porque la imaginación es inmensa, es infinita, lo ves todo fantástico en tu imaginación y cuando lo relees en el papel no nunca llega a aquello que estás pensando. Entonces piensas que aquello otro, si escribieras aquello otro, sería mejor. Y en realidad no es así. Cuando escribes lo otro, te vuelve a pasar lo mismo. O sea, que pensar siempre. Y seguiré, sí, seguiré en la novela histórica, si Dios quiere, y con nuevos proyectos. Y llevo tiempo y me estoy haciendo, bueno, en fin, ahora estoy en promoción. En promoción es casi imposible escribir porque no tienes la tranquilidad y el espacio y la serenidad suficiente, pero siempre puedes leer y estudiar y desarrollar un nuevo proyecto, sí. Lo que no puedo decírtelo. Ma naturalmente pensare, quel che pensare si pensa sempre a un nuovo libro, persino quando se ne sta scrivendo un altro, perché non si è mai del tutto soddisfatti di ciò che poi si scrive, perché si pensa a quello che
si era immaginato, e nell'immaginazione è sempre più bello di quello che poi siamo riusciti a scrivere, e non riusciamo ad essere del tutto soddisfatti, quindi diciamo, magari la prossima volta cercherò di fare meglio. Ma comunque sicuramente continuerò nel solco del romanzo storico, a cui sto pensando, però in questo momento io sono del tutto immerso nell'attività di promozione, e quando si è presi a destra e a sinistra non si riesce a scrivere perché non si ha la tranquillità necessaria, però quello che si riesce a fare sicuramente lo faccio, è leggere, e quindi chiaramente ho dei progetti, ho un progetto in testa, ma di cui non ti parlerò. Ce l'ha un romanzo preferito o il preferito è sempre l'ultimo? A ver, el romance, la novela, mi novela preferida es La Catedral del Mar, ¿no? No puede ser otra, ¿no? Es la gran, mi gran novela, ¿no? Yo creo que es imposible igualarla, pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿no? Pero al final, La Catedral del Mar lleva mucha ventaja. Pero después los lectores siempre encuentran una novela que les ha gustado más, La mano de Fátima, La reina descalza, El pintor de almas, y eso es muy satisfactorio. Para mí todas han supuesto un esfuerzo muy importante, La catedral la que más, porque hoy en día puedo escribir sabiendo que voy a publicar, ¿no? Entonces eso pues te da una seguridad y una tranquilidad tremenda. Cuando escribes algo que no sabes si te va a publicar nadie y que tarda 5 años en que alguien te lo quiera publicar porque nadie lo quería, pues es un trabajo arduo y lo recuerdas con pasión, ¿no? Y por lo tanto es la novela que más me marcó, sí, ¿por qué negarlo? Beh, naturalmente il mio libro favorito è e resterà La Cattedrale del Mare. Non credo che nessun altro potrà arrivare allo stesso livello di amore, e anche perché, come dire, La Cattedrale del Mare ha dalla sua una serie di vantaggi che poi enumererò. E comunque devo dire che ci sono molti lettori che hanno trovato che altri miei libri forse sono piaciuti di più, alcuni parlano della mano di Fatima, altri la regina scalza, eccetera. Però, ripeto, per quanto riguarda me, i punti di forza della Cattedrale del Mare sono sicuramente il fatto che, mentre io adesso so, mentre scrivo, so che verrò pubblicato, nella genesi invece di Cattedrale del Mare non sapevo se avrei trovato un editore, ci ho impiegato 5 anni a pubblicarlo, e quindi diciamo che il ricordo che io ho di La Cattedrale del Mare è un qualcosa di inimitabile, credo che non potrà essere sostituito da nessun altro. Allora, credo che fosse la mia ultima domanda a disposizione, se ce ne sono dal pubblico è il momento di farle, se no vi ricordo Schiava della Libertà, Longanesi, Ildefonso Falcones, è in libreria dall'altro ieri, e vi assicuro un romanzo molto bello.